Il campionato ha cominciato a svelare le proprie carte. I jolly non sono stati ancora calati, ma i carichi pesanti cominciano a fare la differenza. E allora showdown, fate il vostro gioco. La quarta manche comincia adesso. Dalla piscina monumentale di Torino, buon pomeriggio da Marco Ghironi e Daniele La Spina. E benvenuti alla quarta giornata del campionato di Serie B di pallanuoto maschile, girone 1. Di fronte Dinamica Torino e Arenzano, due tra le squadre più in forma del torneo. Sì, due squadre decisamente in forma, come vi abbiamo detto anche nel teaser, diciamo, nello stand-up di questa partita. Sono in forma, devono cercare di continuare questo buon filotto di partite, soprattutto Arenzano, partiamo da loro, perché sono a punteggio pieno. Sono la squadra chiamata un po', ecco, a fare la differenza in questo campionato in generale, in questa partita inevitabilmente, però non bisogna sottovalutare la voglia, la grinta e soprattutto anche semplicemente l'abbrivio di inizio stagione di una Dinamica Torino che vuole abituarsi ai grandi palcoscenici, soprattutto vuole comunque dire la sua e cercare di dimostrare di essere all'altezza delle altre squadre, specie di una squadra come Arenzano, insomma mette un po' sempre l'acquolina in bocca. E allora scopriamole pure noi le nostre carte, Daniele, andiamo a leggere le formazioni, partiamo dalla Dinamica Torino con il numero 1 Caramaschi, numero 2 Federici, numero 3 Ninfa, numero 4 Gattarossa, Andrea perché Fabio come vedremo dopo infortunato, numero 5 Alcibiade, numero 6 Ghibaudo, numero 7 Cigolini, numero 8 Strazzer, numero 9 Monaco, numero 10 Piana, numero 11 Ronco, numero 12 Sappè, numero 13 Tonda Roche, coach Gianluca Garibaldi. Per Arenzano invece che si sta adesso disponendo a bordo piscina con il numero 1 Damonte, numero 2 Lottero, numero 3 Mezzasalma, numero 4 Alberto Siri secondo, numero 5 Bruzzone, numero 6 Boccone, numero 7 Del Vecchio, numero 8 Piccardo, numero 9 Benedetti, numero 10 Alberto Siri primo, numero 11 Tondina, numero 12 Conterno, numero 13 Musiello, coach Andrea De Grado. Si parte Daniele con il primo possesso, vedremo chi lo assicurerà la propria squadra e la Dinamica Torino che gioca il primo pallone. Sì, gioca il primo pallone e adesso al di là insomma di come inizierà questa partita può anche non essere, al contrario di altre situazioni, questa la chiave che ci darà la lettura migliore della partita. Sarà una partita lunga, molto, che giocherà molto sul fisico, proprio perché insomma Arenzano magari è come dire abituata a giocare in altri sistemi e ad altri livelli tra virgolette, quindi inevitabilmente potrà essere questa la chiave, la lunga distanza più che la breve iniziale. Intanto subito Eric Strazzer, l'ex di giornata, perché lui ha militato nell'Arenzano, ha provato subito il diagonale velenoso, nulla di fatto, Damonte può respirare tranquillamente, siamo dall'altra parte intanto con la prima risposta di Caramaschi, che lo dicevamo già nella gara d'esordio della Dinamica Torino contro i nuotatori rivarolesi, ha sicuramente una eredità molto pesante quella di Marpillero, ma finora si sta comportando molto bene. Sì, assolutamente, un'eredità non facile da raccogliere, specie perché insomma in ambienti magari non macroscopici poi inevitabilmente ci si ritrovano a facilmente ricordare in pochi, quindi meglio, le cose vecchie, quindi eredita questo incarico, lo sta facendo bene, ma più che altro secondo me la cosa importante è che non deve, ecco, sentirsi sotto pressione insomma dalla figura di Marpillo. Qui ha provato anche Capitan Ronco a timbrare il cartellino e a sbloccare questa partita. Ripartiamo subito con l'Arenzano in possesso del pallone con Piccardo dalla distanza, a un buon tiro lo prova, il rimbalzo sull'acqua salva Caramaschi che comunque sembrava sulla traiettoria. Sì, un tiro forse un po' frettoloso da Arenzano, mi è parso di capire se magari quello della prima azione è della squadra ospite era come dire comprensibile, una controfuga a tutti gli effetti. Qui invece forse c'è stata un po' troppa frenesia, un po' troppa fretta, forse è meglio far girare il pallone, specie all'inizio della partita. Si passa da Ronco, Federici, finora probabilmente il jolly di questa squadra, Federici! Il suo pallonetto si stampa sulla traversa, occasione d'oro anche per la Dinamica Torino. Sì, bella occasione, forse ci ha provato da un po' lontano, si è trovato un po' schiacciato verso il centro della vasca perché la difesa alta di Arenzano non gli dava spazio, non dava spazio ai suoi compagni. Diciamo che ha tirato fuori quasi il meglio, perché poi il meglio sarebbe stato il gol, da una situazione molto difficile. Ora Alberto Siri secondo, lo scopriremo tra poco perché secondo, anzi abbiamo già capito dalla lettura delle formazioni, sono due omonimi, di fatto si passano anche solamente un anno di differenza, quindi sono due veterani, uno ha girato tanto
L'altro invece è il capitano di questa squadra, il numero 10, Alberto Sidi, che chiameremo primo in questo momento. Intanto c'è il primo possesso in vantaggio per la formazione ospite, che vuole subito mettere le cose in chiaro, fa girare molto bene il pallone e allora si torna la laterale, Alberto Sidi, secondo! La traversa e poi sulla linea immaginaria che divide, che unisce i due pali, la palla si ferma lì, quindi si rimane 0-0. Gran brivido ancora per la Dinamica Torino, ma partita che è cominciata scoppiettante. Sì, è iniziato un ottimo ritmo, anche perché le squadre non hanno paura a tirare, ci provano fin da subito a fare la differenza e questo inevitabilmente non può calzare i ritmi, tenere impegnati le difese, i portieri, che come abbiamo visto sono già stati chiamati a qualche colpo di reni, perlomeno per coprire lo specchio. Ronco adesso ha commesso un fallo, non grave ovviamente, ma deve comunque retrocedere dalla posizione perché potrebbe ripartire Arenzano. Lo fa con Alberto Siri secondo, lui è stato compagno anche di Ninfa ai tempi di Catania, quindi anche per lui una stagione, comunque un'esperienza in Serie A1, il massimo campionato italiano. Poi Ninfa ha trovato la sua realtà qui a Torino, mentre dall'altra parte Arenzano ha trovato anche il modo di andare oltre. Qui arriva probabilmente la prima conclusione a rete, e così la firma il numero 9 Gianluca Benedetti. Sembrava tutto un po' fermo e invece si è trovato solo dinanzi ad Alberto Caramaschi e Gianluca Benedetti sblocca la partita, 1-0 per Arenzano. Sì, c'è stata un po' di confusione nel post gol, non si era capito in realtà bene se fosse stato convalidato o no, in effetti non mi sembrava ci fossero dei motivi particolari, ecco, per non convalidarlo, quindi Arenzano prende il primo vantaggio della partita in una maniera abbastanza intelligente, ora starà la Dinamica a rispondere ovviamente prima di tutto sul piano mentale. Praticamente il gol è arrivato sugli sviluppi di una superiorità numerica sfruttata nel giro di neanche 3 secondi praticamente, perché si è ritrovato il giocatore dell'Arenzano completamente libero davanti ad Alberto Caramaschi. Qui non riesce a recuperare la Dinamica che ha cominciato la partita forse un po' distratta, almeno nelle situazioni difensive, già uno contro uno per gli avversari, che alla fine alla seconda occasione hanno sfruttato come sarebbe dovuto succedere già nella prima probabilmente. Intanto siamo già sul lato destro della vasca con Arenzano che prova a mettere anche la seconda cercando un raddoppio che sarebbe veramente lampo a questo punto. Mezza salma, allarga molto bene per Siri secondo, mezza salma, avrebbe la conclusione, la prova, palla che sibila alla sinistra del palo di Caramaschi, si salva la Dinamica. Si salva la Dinamica anche qui facendo invece stavolta buona guardia, è stata alta la difesa, ha cercato di chiudere tutti gli spazi, ci vuole forse questo, più attenzione, magari un pizzico meno di aggressività, perché poi l'aggressività salva sempre, per evitare proprio di dare quelle superiorità numeriche. Quindi Bauda ha sprecato un altro buon possesso e ancora Arenzano potrà ripartire, arriva forse primo time out e così lo ha chiamato il tecnico ligure Degrado, un allenatore che un po' come Garibaldi, diciamo, ha sempre lavorato molto con i giovani, ha lavorato tanto dal vivaio, un ex giocatore, forse anche di buon livello, per lui è passato anche al Pro Arenzano e finora sta costruendo una buona squadra. Sì, forse per usare, non so, per ricollegarmi alla tua intro, ha i suoi assi nella manica, li conosce molto bene, forse questo inevitabilmente, no, va a giocare a favore, insomma, perché maggiore la conoscenza dei propri uomini, maggiore può essere anche ovviamente la fiducia e la cosa è vicendevole dall'allenatore ai giocatori, è al contrario. Al di là di questo, ha chiamato il primo timeout per mettere a posto alcune cose, a dimostrazione che evidentemente il vantaggio non gli basta, forse ha visto qualcosa che non, come dire, tra virgolette funziona nella sua squadra, qualcosa da aggiustare, e invece chiaramente la Dinamica deve provare a capitalizzare da questo momento in poi per cercare di tornare in partita, non che l'1-0 sia, come dire, un passivo importante, però deve cercare di non dare l'impressione, non far capire alla squadra ligure che è in pieno controllo della partita. E soprattutto per preparare questa nuova superiorità numerica con Ghibaudo nel pozzetto, che potrebbe portare sul 2-0. A questo punto potrebbe già mettersi pesantemente in salita la partita della Dinamica Torino. Da Monte cede subito a Siri, giro veloce e concentrato di Arenzano che fa muovere molto bene il pallone, stanno stringendo in una morsa
che potrebbe risultare soffocante la dinamica Torino. Ancora la largata, Siri potrebbe caricare la conclusione, non lo fa. Si passa alla numero 7 Del Vecchio, che stampa la sua conclusione sul palo. Poi ancora buona, ancora Del Vecchio, e all'altro palo, che salva Caramaschi. Si rimane sull'1-0 a 13-7 dalla fine. Però doppio pericolo per la dinamica. Doppio pericolo della, per la dinamica. E se primo pallo magari poteva sembrare un po' fortunato, qui il pallone è un po' lungo, decisamente sprecata questa controfuga da parte della dinamica. Poteva sembrare un po' fortunato, se vogliamo, perché poi di fatto il tiro è stato forzato, è stato bravissimo Sappè a spingere il centro buono lontano, poi il secondo invece è stato un po' una disattenzione. E ancora Benedetti, beccato molto bene da Del Vecchio, subisce un altro intervento irregolare, un'altra superiorità numerica per la dinamica, che adesso sta, per usare un eufemismo, stramazzando un po' in questa fase difensiva. Arriva anche la conclusione nuova di Benedetti, che però poteva fare forse meglio, poteva riallargare al centro. Ha sprecato qua l'occasione del raddoppio, però Arenzano se le sta costruendo piano piano queste occasioni. Si posiziona tanto defilata, conclusione debole, un po' forzata, ecco, la situazione, quando in realtà poi c'era anche tutto il tempo, perché la dinamica sta facendo anche fatica a fare avanti e indietro la vasca, e qui torna il discorso atletico fatto in avvio. Bisogna evitare anche di cedere da parte della dinamica, invece bisogna puntare proprio su quello in chiave Arenzano per guadagnare, insomma, supremazia territoriale in vasca, perché inevitabilmente crea dei vantaggi non indifferenti. Anche coach Garibaldi si era detto un po' preoccupato di questa partita. Ovviamente la dinamica ha ambizioni di metà classifica, almeno per salvezza sicuramente, visto che la qualità la dimostra già in queste prime partite. Qui seguiamo l'avanzata con Alberto Siri primo, che allarga ancora per Del Vecchio, un'altra bella copertura di Alberto Caramaschi. Dicevamo che questa dinamica oggi soffrirà, probabilmente lo sta già facendo in questo frangente, però ha le carte giuste per potersi giocare uno sprint importante in questo campionato. Chissà, magari il terzo posto non è così inarrivabile, soprattutto dopo la prova di Rapallo. Sì, deve cercare di insomma trovare continuità mentalmente, cercare di non farsi, insomma, deconcentrare, perché il campionato è ancora lungo, è il discorso inverso di quello fatto in avvio. Cercare di correre sull'onda dell'entusiasmo, su quest'onda dell'entusiasmo, perché inevitabilmente può portare un vantaggio, e non cercare di non fossilizzarsi sui risultati, insomma, più recenti. Piccardo adesso, numero 8 in possesso, si inserisce in mezzo anche Mezza Salma, subisce un fallo il numero 8, torna dal numero 3, Mezza Salma anticipato ottimamente da Ronco. Bravissimo Ronco a leggere la situazione, si è preso i suoi rischi, però è stato calmo, ha capito subito la traiettoria, è stato anche bravo a capire che il passaggio non era decisamente dei più insomma veloci e forti da arrivare al punto rapidamente. Qui Ghibaudo pensa al tiro, poi non riesce neanche a verticalizzare per Piana. Allora il numero 6 ancora allarga molto bene, Strazzer la mette in mezzo, non arriva però Germano Piana, strattonato secondo lui, infatti guarda in cagnesco il direttore di gara, che per l'occasione è la signora Filippini della sezione di Brescia. Anche in questo caso lascia continuare gioco che è già ripreso, siamo già sul fronte opposto con la dinamica che deve difendersi, con Arenzano che prova a rimpinguare il bottino. C'è Alberto Siri che però non sembra aver fretta di accelerare in questo momento. Benedetti in mezzo viene divorato dalla morsa di Ghibaudo, poi la conclusione dalla distanza, il tempo stava finendo. Termina in questo momento il primo quarto, Federici non trova la porta, non trova neanche il pareggio della dinamica Torino. Non trova il pareggio, francamente pareggio a cui la dinamica Torino non è mai stata neanche vicina. È stato un primo quarto, una prima fase di gara difficile per la squadra piemontese, relativamente facile invece per Arenzano, che ha tenuto il controllo dell'acqua, è riuscita ad attaccare come e quanto voleva, limitare al minimo i problemi e i rischi in fase di difesa, no? di contenimento della dinamica. Ed è emblematico il fatto, al di là del risultato che invece recita solo tra virgolette 1-0 in favore di Arenzano, sono state tante le conclusioni verso
la porta torinese, e sono state 4 le superiorità numeriche, sfruttata solo una, è vero, però è emblematico il fatto, dicevo, che invece non ce ne sia stata ancora nessuna assegnata da Renzano, a dimostrazione che l'attacco, insomma, un po' deconcentrato di Torino abbia regalato vita facile alla retroguardia ligure. Confronti più recenti, Daniele, di questa partita risalgono al campionato di 2 anni fa, quando la Renzano venne promossa, la Dinamica Torino andò ai play-off contro Padova, poi ne uscì sconfitta. All'andata la Monumentale vinse la Dinamica Torino 11-9, era proprio l'esordio in campionato. Al ritorno invece i 3 punti andarono ai Liguri, che vinsero 8-5 in casa, erano ormai lanciatissimi per il primo posto del girone, che poi venne chiuso tranquillamente. L'anno scorso invece a Renzano è stata retrocessa, forse anche questo è uno dei motivi per cui questa squadra è considerata favorita, oltre per la qualità, per il fatto di aver già disputato, a differenza di molte altre squadre di questo campionato, di questo torneo iniziato ormai quasi un mese fa, un campionato di Serie A2, in tempi molto recenti. Sì, assolutamente, gioca a favore della formazione, perché ti sei misurato con realtà, squadre, giocatori di alto livello, e questo inevitabilmente ti porta a crescere, a fare un percorso di crescita al di là di che risultato arriva, perché poi essendo qua evidentemente c'è stata una retrocessione di mezzo, ma al di là di quello è proprio una crescita mentale, se vogliamo anche fisica, che sei portato a fare confrontando quelle squadre, quindi è un vantaggio, ecco, inevitabilmente, che devi andare a cogliere. Vero anche che essendo le realtà diverse, poi devi trovare il modo di rirapportarti. Qui Federici ha provato in 2 occasioni la conclusione, nella seconda avete visto la buona risposta di Damonte, che l'ha tenuta lì. Nella prima occasione invece Boccone l'ha stoppato in maniera cestistica, quasi, mi passerete il termine. Mentre qua siamo già ripartiti con Bruzzone, finora sta trovando pochi minuti, però sicuramente ha la qualità per riuscire in qualche modo a ritagliarsi dei buoni spazi. Giocatore di grande qualità, classe 98, quindi potete immaginare anche che di tempo ne ha e come. Qui ancora Alberto Siri, secondo, viene contratto in maniera irregolare, c'è un'altra superiorità, credo, fischiata ai danni della Dinamica Torino, che comunque deve difendersi. Sul lato destro, poi ancora Siri, secondo, si passa da conterno, palla ancora in mezzo, gira molto bene Renzano, che non spreca un possesso, davvero una squadra matura già alla quarta di campionato, e arriva anche il raddoppio di Matteo Bruzzone, proprio lui l'avevamo chiamato, ha bisogno di questi minuti, ha bisogno di queste conferme, il gol può non essere assolutamente da trascurare. Qui intanto arriva anche il primo ammonito, cercheremo di capire quale, forse no, è arrivata la munizione alla panchina della Dinamica, Garibaldi, perché ha protestato, insomma, per l'espulsione di Ghibaudo, che già subito in presa diretta, ecco, non era stata rilevata come accettabile, tra virgolette, dalla formazione torinese. È un po' figlio di quello, sì, inevitabilmente il raddoppio di Arenzano, vero anche che c'è stata di nuovo poca attenzione da parte della Dinamica in fase difensiva. Adesso la Dinamica prova a rispondere, la prima superiorità numerica a favore dei torinesi arriva proprio in questo momento, lo conquista Ninfa, il fallo che potrebbe accorciare la distanza, se è sfruttato a dovere. Federici allarga per Cigolini, molto bene, guarda in mezzo, non c'è nessuno, allora si passa da Ronco, ancora Federici, poi Ninfa la blocca molto bene Alex Damonte, gli stava sfuggendo il pallone, una conclusione molto potente, ravvicinata, però il numero 1 di Arenzano ha risposto alla grande. La risposta alla grande, prima superiorità numerica di Torino non sfruttata, e ora occhio alla controfuga. Attenzione ancora una volta a Doleg Conterno, che si era infilato molto bene, quasi alle spalle, anzi proprio alle spalle di Ninfa, che non era riuscito a rientrare con la giusta velocità. Siamo già ripartiti con Cigolini, che a grandi baracciate prova a spingere una controfuga, che però non è tale, perché ormai Arenzano si è schierato in fase difensiva anche. Ronco difende il possesso, Cigolini ancora di fianco a lui, poi rischia questo tracciante per Ninfa, che perde il possesso, subisce fallo, ancora Federici, ancora Ninfa, e stavolta non sbaglia Giacomo Ninfa, 2-1, la Dinamica prova a tornare in gara. Sì, è stato bravissimo a liberarsi del marcatore, poi si è issato su
Lì ha colpito quasi a botta sicura con una potenza devastante. Bravo Ninfa a trovare lo spazio, bravi compagni ad aprire quello spazio lì, perché inevitabilmente passa anche da quello per un centroboa. Però questa è la prima risposta concreta di Torino, è arrivato il gol e deve impattare qui prima di arrivare al 2-2 la dinamica, e deve evitare di impattare qui invece a Renzano. Ora Siri secondo, resiste alla carica di Filippo Ronco, il capitano di questa squadra, giovanissimo però. Classe 94, ha visto partire tantissimi senatori dello spogliatoio, e ora la fascia, diciamo, immaginaria in questo sport, perché alla fine conta la carica. Qui attenzione ancora all'occasione, Caramaschi commette l'errore che concede ad Alberto Siri primo il gol del 3-1, gliel'abbiamo un po' chiamata, però in realtà qua Caramaschi ci ha messo del suo. Sì, un po' sì, bisogna essere onesti, è stato disattento, si è... come dire, deconcentrato nel momento sbagliato, se vogliamo, ed è stato subito punito, a dimostrazione anche qui di una qualità, di una lucidità di squadra che stavolta passa dalle mani di Siri primo, ma che va inevitabilmente ad alzare il livello di attenzione necessario per restare in partita. Ora importante per Caramaschi non disunirsi, rimanere anche concentrato. Subito gol dal capitano di questa squadra, un giocatore che ha vissuto anche tanti buoni momenti sia in B ma anche in A2. Qua Cigolini allarga molto bene, si passa da Federici poi al CB ad E. Buon possesso Federici, il rimbalzo non trae in inganno da Monte, poi sgomita con un avversario Ninfa, chiama a sé il pallone Filippini, il direttore di gara, con Ninfa che crea un siparietto perché la lancia forse troppo lungo, andando a sbattere contro il plexiglass che divide gli spalti proprio dal bordo piscina. E invece ha fischiato contro, diciamo, l'arbitro, perché è stato riconosciuto fallo a Ninfa, quindi 3-1 non per aver lanciato la palla assolutamente, no, non è ancora, non crediamo sia così permalosa l'arbitro, diciamo. No, qui scherzi a parte, il 3-1 prima e immediatamente dopo questo errore qui è indicativo di una fase di deconcentrazione, di disattenzione della formazione locale, che Garibaldi, insomma, le immagini lo stanno inquadrando in maniera marginale, non sta tollerando con molta grazia, ed è inevitabilmente così perché non devono essere fatte. Adesso ancora Renzano che attacca, la dinamica che deve coprirsi, deve cercare di limitare il passivo. Qui Siri secondo sbaglia ad allargare, mezza salma comunque mantiene il possesso. Allora Benedetti si trova in posizione di centroboa, quasi a tu per tu con il portiere, un'altra superiorità numerica per Arenzano che non si muove da quella porzione di vasca e assolutamente non vorrà fallo. Conterno, Siri ancora Conterno, passa ancora una volta dal lato destro della vasca, poi Conterno arriva in zona tiro, scambiano molto bene con Lottero, poi Siri secondo, ancora Conterno alla botta da quella distanza, lascia la bomba che si schianta sul palo, rimane indenne in questa situazione nell'attacco Caramaschi, però un'altra occasione per tirare di questi giocatori della Renzano che, diciamo, ce l'hanno il tiro, soprattutto possiamo confermare che Conterno e Siri secondo siano due tiratori scelti. Assolutamente sì, però non so se tramite minacce o altro Garibaldi è riuscito a tenere la tensione alta, e questa volta la difesa ha funzionato, non ha lasciato spazio, ha chiuso tutto, non era assolutamente facile. Qui Federici sta faticando un po' invece a trovare la propria mira, lui che nella prima partita del campionato, proprio qui la Monumentale, 3 settimane fa ha dato spettacolo, ha segnato tanto, ha fatto sicuramente girare molto bene l'attacco della squadra, oggi sembra essere forse un po' meno in palla, allora deve impegnarsi anche dal punto di vista difensivo. Ora ci pensa Ronco a rallentare almeno Siri secondo, poi si ripassa da Bruzzone che trova la risposta convinta e precisa di Caramaschi, che comunque sembra non aver subito troppo l'errore del 3-1. Assolutamente no, però, e qui torniamo alle disattenzioni difensive, in due piane Sappè sull'uomo e invece riesce comunque a trovare lo spazio per tirare, certo da una posizione non agevole, scheggia il palo, però va da sé che in realtà invece bisogna
essere più attenti, anche perché proprio di fatto poi questa fretta in attacco, quando invece paradossalmente per una volta Renzano non stava portando quella pressione lì che sta mettendo in crisi il reparto offensivo della Dinamica, crea il divario di punteggio. Tanta fretta anche in questo caso, Daniele, dell'ex Torino 81 Federici, che adesso deve rientrare nuovamente, va a fare il marcatore sul centro Boa. Benedetti che gli scappa leggermente via, però Renzano non approfitta e allora c'è un'altra interruzione. Conterno potrà rigestire il possesso, invece no, perché il fallo l'ha commesso proprio lui, e allora si riparte da dietro con la Dinamica in possesso. Deve accelerare assolutamente le operazioni, la formazione di casa, per tenersi viva e per almeno trovare il pareggio al termine della metà di gara. Qui il ronco, c'è in mezzo Federici, servito in questo momento, viene subissato dalla presenza fisica di Siri Secondo. In realtà, ci correggiamo, era Germano Piana a fare il centrobasso, sul ruolo naturale ovviamente, però non è riuscito in questo caso a difendersi dall'attacco avversario. Ancora una volta uno spostamento dalla metà vasca di Arenzano che si conclude con un nulla di fatto, è qui che deve cambiare marcia Torino per rimanere a contatto. Conterno, Bruzzone al tiro, l'ha dimostrato prima Conterno, la conclusione, si stampa sulla traversa. Bruzzone ci ha provato, arriva anche un cartellino rosso da parte di un membro della panchina della Dinamica Torino. Sì, altre proteste per un fallo secondo la panchina non fischiato e non ravvisato dal direttore di gara. Intanto siamo felici che non sia successo nulla di tecnico nell'assenza del nostro coordinatore regista Aldo Baima, che faceva spazio, è un piccolo amico. No, scherzi a parte, è qui che Torino deve cambiare le sorti, adesso viene chiamato il time out, e qui deve cambiare le sorti della gara, perché a parte che fare un gol a ridosso del riposo lungo può inficiare un po' la mentalità della squadra di Arenzano, ma deve cercare anche di accorciare prima che il tempo stringa, perché poi sarebbe facile per la Rarinante Arenzano giocare un po' al gatto col topo. Saranno 41 secondi importanti, tramite le immagini fornite dal coordinamento preciso sempre di Riccardo Piano, stiamo vedendo proprio il discorso che sta tenendo Garibaldi alla sua squadra. La vista forse migliorata rispetto al primo parziale, però non basta, le lunghezze sono addirittura raddoppiate, sono sul 3-1 a questo punto. 48 secondi, lo sappiamo, possono essere tantissimi in questo sport, e basta veramente un episodio per rimettere a posto. Ma come facevamo notare prima, come facevamo notare soprattutto Daniele, la troppa fretta in attacco, le troppe conclusioni che poi in realtà in alcune partite hanno portato buoni risultati, però in questo caso forse servirebbe cercare soluzioni diverse, magari soluzioni anche più ravvicinate, più costruite. Sì, serve cercare di registrarsi per trovare più che altro un modo per scardinare la difesa, perché evitabilmente poi fai fare, tra virgolette, bella figura, migliore figura ancora, una difesa preparata come quella di Arenzano. Qui il pallo centra la Dinamica Torino, che poi non riesce a sfruttare l'occasione. Ghibaldo alza la voce e fa 2-3, la Dinamica riesce ad ascoltare le indicazioni del proprio coach e adesso può regalarsi una partita, se possibile anche diversa. Non ero io il proprio coach, perché l'ho detto anch'io, ma non sono io il loro coach. Magari lo sarai se continui a sognare. No, non credo di averne i titoli, chissà, un giorno. No, scherzi a parte, era questo che bisognava fare, anche se è arrivata paradossalmente alla fine, no, della superiorità numerica, ma insomma l'abbiamo visto anche succedere tante volte in vasca, proprio sulla fine, quando pensi che il pericolo sia scampato, magari si abbassa leggermente il livello di attenzione e vieni punito. Era importante segnare, è stato importante farlo, e adesso deve essere un'altra partita per la Dinamica. Siri Secondo prova a cercare almeno un'occasione per riportare avanti di due lunghezze i suoi, per poter gestire al meglio anche la pausa tra il secondo e il terzo parziale. Invece è ancora palla per la Dinamica, che ha ancora 5 secondi per gestire questo possesso. Lo può fare con Federici, la conclusione dalla distanza sul gong viene neutralizzata comunque da Damonte. Finisce 2-3 la prima metà di gara e siamo comunque in una situazione non di parità, però comunque di equilibrio, perché adesso la Dinamica ha trovato comunque le misure, soffre tanto a livello difensivo, soprattutto gli inserimenti laterali dalle corsie degli esterni di Arenzano, però ha trovato il modo di far male. Ha trovato il modo di far male, ha trovato il
il modo per riequilibrare una partita che stava rischiando, no, di scappare fra le dita. È arrivato il gol, ora deve arrivare anche la dinamica, nel senso che deve arrivare anche l'atteggiamento giusto per evitare di permettere alla formazione arenzanese di tornare in controllo completo della partita, ma cercare anche di fare un po' la differenza, essere un pericolo costante, non permettere agli ospiti di sentirsi in controllo, perché poi è quella la chiave, di sentirsi in controllo della match. Abbiamo parlato di Alberto Siri Primo, che ha anche segnato in questa gara il gol del 3-1 momentaneo. Poi Siri è già stato in questa piscina, ovviamente è tanto che milita nei campionati di pallanuoto maschile italiano, ovviamente. Comunque lui è stato presente in una partita molto importante giocata proprio qui alla Monumentale nel 2007. Lo scontro era Torino 81 contro Arenzano, si giocavano la salita in A2 e lui racconta proprio appunto di quella gara che finì ai supplementari, vinse la Torino 81 che poi da quel momento in poi non scese più, lo è anche da tutt'oggi in Serie A2 con comunque buoni risultati, con buone annate, e lui ricorda proprio di come questo palazzetto, di come questa piscina fosse stracolma di gente, come ci fosse un clima di grande sport nel torinese, insomma una disciplina che qua non si è mai smesso di praticare. E ricorda anche di come lui sia in realtà l'ultimo rimasto di quella squadra ad Arenzano, mentre dall'altra parte l'allora capitano Aversa adesso è il capitano, è il coach. Esatto. Insomma, corsi e ricorsi storici, per citare anche una trasmissione di Radio TBS che cercano di come dire, intrecciarsi e ritornano inevitabilmente tra i protagonisti della pallanuoto italiana. Assolutamente, Ciccio Mariello che salutiamo in questo momento. Siamo già ripartiti con il terzo parziale, che deve assolutamente vedere la dinamica Torino protagonista per cercare in qualche modo di mettere la freccia e quantomeno pareggiare il conto e mettersi in una scia diversa rispetto agli avversari. Ora con Terno, la botta ce l'ha dimostrato prima, la conclusione dalla distanza, e forse Caramaschi qui non la vede neanche partire, bucata la sua resistenza. Paolo Piccardo fa 4-2, questo potrebbe essere un gol pesante. Potrebbe essere un gol pesante, perché arriva a freddo, al ritorno in acqua, dove paradossalmente la dinamica aveva fatto tutto bene, aveva tenuto lontano gli avversari, aveva costretto Piccardi al tiro con 2 secondi sul cronometro del tiro dell'attacco rimasti, quindi forzato da lontano, è arrivata un po' una disattenzione forse di, come dicevi tu, di Caramaschi, forse no. In ogni caso son queste le cose da non lasciare, perché una squadra come Arenzano, forte e preparata come Arenzano, non ne ha bisogno e rischiano di sbilanciare oltremodo una partita già difficile. Piccardo qua ancora si traveste da regista, va ad allargare per Siri Primo, poi ancora Piccardo, numero 8, che ha azzardato, se vogliamo continuare nel nostro leitmotiv di inizio gara, una conclusione dalla distanza, e ha fatto jackpot perché ha trovato il 4-2. Qui ancora con Terno, la mette in mezzo, Benedetti prova ad arpionarla, non ci riesce, però c'è un altro intervento arbitrale, un'altra superiorità numerica a favore dei liguri arenzanesi, che adesso attaccano a pieno organico, vogliono assolutamente chiudere la pratica già adesso. Siri Primo, c'è Piccardo che si fa vedere alla sua sinistra, servito in questo momento, gira ancora molto bene il pallone. Ora ancora Piccardo, finta il tiro, torna da Conterno che ha la botta, carica il cannone, trova un'altra traversa che poi viene raccolta molto bene da Ronco, che poi alleggerisce nuovamente per Caramaschi. La dinamica si sta piano piano sciogliendo, però. Sì, si sta piano piano sciogliendo, più che altro sta lentamente mettendo in fila un errore dopo l'altro, come quest'ultimo, Marco. Che lancia a questo punto Siri Primo al possibile 5-2, potrebbe anche allargare per Benedetti, e in mezzo viene servito ancora il numero 7, deviazione. Credo ci fosse stata la deviazione, l'arbitro però non se ne è avveduta, 4-2 che rimane sul tiro di Del Vecchio, però non trova la porta. Non trova la porta qui, se vogliamo fortunata la dinamica, sfortunata Renzano, aveva fatto tutto bene, controfuga perfetta sostanzialmente da ciò che permetteva l'acqua, e invece è arrivata la conclusione. Non ho visto bene come te se fosse stato deviato o no, mi fido ovviamente delle tue capacità oculari,
E al di là di quello, sicuramente poteva essere sfruttata meglio la dinamica. Deve ringraziare e approfittarne ora. Federici qua trova il palo invece. Un po' sfortunato anche il numero 2 della Dinamica Torino, che però comunque almeno dà segni di reazione, non molla il colpo. Sfortunato sì, però è la quarta superiorità numerica non sfruttata dalla Dinamica Torino, che è a quota 0 in tutta la partita. Come detto, non ne aveva create nel primo quarto, 2-2 in questi ultimi due quarti che si sta giocando e si è giocato, ed è un dato importante, perché non riesce a, cioè riesce a far emergere il fatto che invece la Dinamica non riesca ad avere bene in mente un'idea di cosa fare con la palla in mano. Caramaschi adesso infatti dovrebbe rilanciare lungo a questo punto, c'è Ronco come ultimo uomo, però è già avanzato oltre il centro vasca praticamente. Sul pressing di Benetti se la cava con un fischio arbitrale a favore anche, prova ad arrivarci in qualche modo Germano Piana, che viene strattonato, commette fallo. Allora nuovamente possesso ospite, che piano piano stanno insomma cercando il modo di addormentare questa gara. Piccardo prova a salire sulla corsia di destra, grandi bracciate, poi allarga molto bene per Del Vecchio. Si parte da Siri Primo, la deviazione di istinto puro di Alberto Caramaschi. Fa un po' esplodere i tifosi che si aggrappano a questo sussulto d'orgoglio, no? Questo aggrapparsi alle speranze. E a parte la decisione della Dinamica di stare in avanti con Piana fisso, tra virgolette, a far pressione, che quindi inevitabilmente poi costringe Tondina a rimanere indietro e a far attaccare uno in meno a Renzano. Qui l'errore è arrivato da Siri Primo, probabilmente, perché non è riuscito a trovare le misure con il portiere avversario, ma gli è andato un po' troppo sotto. Poi lì è difficile concludere con la precisione necessaria, no, per fare la differenza e per andare a rete. Detto questo, la Dinamica ora, al di là dello sbilanciarsi, deve ragionare, metterci la testa e riuscire ad arrivare a un livello superiore di attenzione nel finale di gara, perché altrimenti rischia davvero di non concedere neanche l'onore delle armi, ma di fare una resa incondizionata nei confronti della squadra ligure. E allora a partire da adesso deve cominciare questa riscossa degli uomini di Garibaldi, che sono sempre dimostrati una fabbrica di talenti, un vivaio comunque fiorente, anche aiutate dalla Torino 81, comunque un sodalizio che, a parte la rivalità, ha fornito tanti scambi, ultimo quello di Federici, che adesso è un punto fermo del serbatoio di Garibaldi. Proprio qui Federici a gestire questo possesso, è un buon tiratore, però forse oggi avrebbe dovuto cercare qualche soluzione diversa. Cigolini scambia con Ronco, ancora Federici, era marcato, però forse errore di leggerezza qua di Cigolini, la deviazione e poi la conclusione di Ninfa, però arriva a fischio già inoltrato, il tempo era scaduto. 4-2, time out per Arenzano. A braccia aperte, non stiamo citando Renato Zero, ma la panchina della Dinamica Torino. Nonostante avessimo apprezzato il gol anche nella maniera suggestiva che ci permette la nostra telecamera, la nostra astutamente piazzata da Gabriele Lusco, stavolta invece non coordinata dalle sapienti mani di Riccardo Piano, invece purtroppo non è stato valido. La Dinamica insomma se ne rammarica. Credo in realtà che in effetti sia arrivato a tempo scaduto. Al di là di quello, è importante notare che ora la Dinamica dovrà affrontare il resto della partita senza Ninfa, e quindi un problema in più per Garibaldi. Diventa difficile cercare, no, di, come dire, registrarsi, schierarsi, soprattutto scendere in acqua, restare in acqua in maniera concentrata, perché si toglie, no, un punto fermo della formazione, che rischia di essere forse il colpo di grazia, è presto per dirlo, ma un colpo non indifferente per la Dinamica Torino. Beh, se contiamo che Gianluca Garibaldi ha detto proprio tempi recentissimi che la squadra del futuro sarà costruita proprio attorno al talento di Ninfa, capiamo come la sua assenza adesso potrebbe diventare davvero molto pesante. Seguiamo comunque questo nuovo vantaggio
almeno per quanto riguarda degli uomini della Renzano, che però non lo sfrutta in questo caso e non arriva neanche alla conclusione. Questo potrebbe essere un punto a favore, almeno a livello difensivo, per la Dinamica Torino, che può avanzare in controfuga. Si scalda l'animo anche dei tifosi e supporters qui giunti sulle tribune della Monumentale, che sono rimasti un po' sopiti, diciamo, fino ad ora. Poi ha visto una buona reazione della Dinamica, che ha subito sì qualche gol di troppo, è anche evitabile, però non sta assolutamente abbassando la guardia. Cigolini non riesce a coordinarsi per il tiro, poi riesce a sua volta a inventare questo passaggio e la conclusione di Ghibaudo poi è quasi forzata, il tempo era ampiamente scaduto. E allora riparte dalla portiera Renzano. Sì, di nuovo un errore, come dire, di piazzamento in attacco da parte della Dinamica Torino, che non riesce a crearsi lo spazio giusto in acqua per cercare di allargare le calottine avversarie, e inevitabilmente poi il tiro di Ghibaudo è una conseguenza di questo, perché fare di meglio oggettivamente era difficile. Beduina di Benedetti che si stampa nuovamente sulla traversa. Diciamo che è vero, la Dinamica non è stata fortunatissima in alcune situazioni, ma Renzano, diciamo che ha fatto anche la collezione di palle traverse. Sì, che non si può dire certo fortunata finora. Assolutamente no, saranno anche comuni comunque in casi in cui la porta non sia gigante come quella della pallanuoto, però diciamo che eseguire una operazione del genere centrando sempre la traversa non è neanche sintomo di gran fortuna. E adesso è il vantaggio degli uomini appannaggio della Dinamica Torino, con Federici che ha già messo in moto il pallone, è sempre lui in posizione tiro, allarga nuovamente molto bene. Cigolini si infila anche in zona tiro, avrebbe potuto provarci però avrebbe forse sprecato questo possesso. Allora sempre Cigolini, sfugge il controllo, sempre Federici, allarga per Ghibaudo, può cercare la doppietta, Ghibaudo, deviazione, è 3-4, la Dinamica accorcia ancora, sempre con Nicolò Ghibaudo, doppietta, e adesso vuole crederci nuovamente, 2 minuti al termine del terzo parziale, ma ricordiamo che ci sarà anche una quarta parte di partita che potrebbe regalarci davvero tante tante emozioni. È un segnale importante, quello che da Ghibaudo, aiutato se vogliamo dalla sorte, per rimanere su quello che dicevamo prima, c'è stata la deviazione, se non erro di Bruzzone, ma al di là di chi fosse, è arrivata la deviazione che ha un po' rimescolato le carte. Va bene per la Dinamica, ovviamente ringrazia, e l'importante era però dare quel segnale lì, ovvero non avere paura di provarci, di schiacciare sull'acceleratore, e invece Arenzano ora deve cercare di non subire il colpo. Non è un pericolo enorme per la squadra di rigore, perché si trova comunque in vantaggio, comunque ancora credo in fase di predominio, però può iniziare a creare i primi scricchioli. Qui un'altra conclusione potentissima da lontano, la palla arriva a Siri, poi Benedetti che arriva in tu per tu con Caramaschi, arriva 5-3 il conto del tabellino. La Dinamica quasi un po' addormentata, forse anche reclamato suicidata arbitrale, oserei dire, per quanto richiama appunto, come dicevi, chiedeva l'intervento arbitrale. È un regalo enorme che non si può fare a un giocatore come a una squadra come Arenzano in generale, e poi a un giocatore così che a tu per tu, forse nel tu per tu più facile del mondo, non può certo sbagliare, e quindi sostanzialmente è appena vanificato quanto è costruito negli ultimi minuti. Sì, è un po' anche il leitmotiv di questa partita, la Dinamica che insegue, quasi raggiunge il pareggio e poi si addormenta sugli allori e regala anche il modo di farsi più male. Qui Ghibaudo prova a creare, a trovare un altro coniglio nel cilindro, che però sta iniziando a diventare sempre più colmo, sempre più vuoto in realtà, con Siri che adesso riparte, ruba palla Federici, va in controfuga quasi solitaria, Siri primo, arriva a tu per tu con Caramaschi, a tu per tu con la doppietta, viene rimontato ottimamente da Federici, senza fallo, riparte la Dinamica, Cigolini. Ora non si respira perché la Dinamica deve assolutamente giocare col tempo e deve giocare anche in anticipo, perché il tempo passa e non si ferma. Ghibaudo in posizione offensiva, Ghibaudo! Fermato però il tentativo della Dinamica Torino, nulla di fatto, si rimane 5-3, però la Dinamica può far male, deve farlo in maniera più concentrata e più veloce anche. Deve farlo assolutamente. Per quanto ci stesse, no? Andare a tavoletta in questo frangente, perché la retroguardia di Renzano non era schierata, peccato perché è arrivata l'infrazione, credo abbia messo la palla sotto prima di alzare tiro, quindi l'errore in fase di
di, come dire, di mettere il pallone in gioco. Ora ultimi 16 secondi a sfruttare al meglio. Ghibaudo, ancora lui, il man of the match finora, sia in fase offensiva che difensiva, nel, nonostante comunque gli errori della dinamica. Ghibaudo c'entra ancora l'incrocio dei pali e a 3 secondi dal termine la dinamica Torino va vicinissima a un nuovo pareggio. Un altro possesso, poi Cigolini da distanza, tiro strozzato. Finisce qui il terzo parziale, la dinamica ha dei sussulti. Gioca anche a tratti una buona palla a nuoto in velocità, però fatto sta che commette degli errori che alla fine penalizzano e adesso siamo nuovamente a riposo con 2 reti di vantaggio per Arenzano. Sì, ci sono anche le buone notizie, per carità, per la dinamica, lo 0% in superiorità numerica in questo quarto da parte di Arenzano, che non era riuscito, cioè era riuscito a essere più preciso invece nei primi 2 quarti. Invece il primo gol in superiorità numerica invece è arrivato da parte della dinamica. Insomma, dei segnali ci sono, e il problema è che il vantaggio è ulteriormente aumentato da parte di Arenzano, problema ovviamente per Torino. E qui sta, insomma, diventa facile sottolineare la forza invece della Rarinantes, che anche magari sulla crescita della squadra avversaria, per quanto ne abbiamo sottolineato anche le disattenzioni, gli errori, le sbavature in generale, riesce a lucrare, tra virgolette, usiamo questo termine anche un po' brutto, ma a mangiarci sopra e a trovare il modo comunque di approfittarne. Questo inevitabilmente, lo ripeto, va a giocare anche un fattore mentale non indifferente. Arenzano che ha debuttato in casa battendo Acqua Sport Firenze, poi ha ospitato, anzi è andata a Livorno, l'ultima vittoria in goleada contro Ragno Rivarolesi, che è stata sconfitta anche all'esordio qui in casa dalla Dinamica Torino, quindi 3 squadre che volevano provare a lottare per traguardi interessanti. In realtà poi tutte e 3 si ritrovano a 0 punti, quindi diciamo che forse la prova del 9 in questo momento per la Rarinantes Arenzano era proprio questa, il fatto di dover affrontare una squadra in forma quanto lei. Diciamo che il test piano piano sta venendo superato, se si risulterà così conclusa la partita, anche parziale diverso, comunque se Arenzano dovesse uscire con 3 punti da questo palazzetto, questa è una squadra che può puntare almeno al primo posto, poi alla 2 sappiamo che ci sono anche i playoff, però almeno al primo posto? Senz'altro, anche perché abbiamo sempre indicato Arenzano come la squadra favorita, no? Oggi della partita, però va detto anche che qualora arrivasse la vittoria per Arenzano in una sfida, come dicevi tu, così difficile, non può che fare morale di quello importante, perché andrebbe a sconfiggere, se non una contender, perlomeno una squadra in forma buona in questo avvio di campionato, non può che fare, come dire, se non un pieno, perlomeno un rabbocco di fiducia. Vince Arenzano il possesso del pallone all'inizio, al principio di questo ultimo parziale di gara, che la vede comandare di 2 reti sulla Dinamica Torino, che priva, ricordiamolo, anche di Giacomo Ninfa, espulso per 3 falli gravi alla metà praticamente del terzo parziale. Qui conquista comunque il possesso la Dinamica, sì, Torino. Forse qua un po', se vogliamo, sciocco Bruzzone a farsi chiamare il fallo. L'ho potuto apprezzare dallo schermo della nostra regia grazie alle sapienti inquadrature di Riccardo Piano, però è stato davvero un po' sciocco, forse altrettanto sciocco quale errore della Dinamica. Sì, con Sappè che si era presentato quasi davanti al portiere, non è riuscito però a controllare, la palla gli è rimasta forse troppo lunga. Intanto riparte Arenzano, sempre più convinta nei suoi mezzi, si riprima, va da Benedetti che non arriva, strattonato anche lui da Piana, che però non viene sanzionato. Allora riparte e cerca almeno di velocizzarsi, di mettere la terza la Dinamica Torino, con Ghibaudo che però attende, gli mancano 20 secondi di questa azione per poter almeno cercare un tiro. Invece sta facendo piano piano scadere anche gli ultimi spiccioli di tempo che gli rimane. Ronco, finora poco decisivo anche in questa gara, subisce fallo però Sappè, allora Ronco può gestire la superiorità numerica. Ancora Ronco, mette in mezzo Sappè, distinto puro da Monte, riesce ad evitare il quarto gol della Dinamica Torino.
Occasionissima questa. Occasionissima in superiorità numerica, che ancora non è svanita perché è arrivata la deviazione. Però al di là di quello, davvero un'occasione che potrebbe far mangiare le unghie, ecco. Angolo già battuto. Ibaudo allarga per Strazer, l'ex poi appoggia nuovamente fuori. Strazer allarga poi per Ghibaudo, la parte opposta, il pallone, arriva il gol! Finalmente Filippo Ronco, il capitano, alza la voce e chiama avanti i suoi, 4-5. 4-5, arriva ancora una volta la dinamica Torino, scusate, ad accorciare le distanze. Ora però bisogna impattare sul serio, non bisogna più stare lì un passettino indietro, perché il tempo inizia inevitabilmente a stringere. Vediamo se la dinamica quindi riuscirà a difendere e ad incrementare il suo parziale, quindi a trovare un insperato pareggio, che sarebbe diventato praticamente un insperato pareggio del, per come si erano messi i giochi a questo punto. Adesso Lenzano potrebbe anche subire un piccolo crollo psicologico, anche se finora direi che non è stata mai in difficoltà dal punto di vista mentale. Siri secondo attende l'arrivo, l'uscita probabilmente di qualche difensore per cercare qualche spazio dove servire i compagni. Invece si ritorna da lui, numero 4 sta vedendo scorrere la clessidra sempre più inesorabilmente veloce. Qui un'altra beduina tentata da Benedetti, stavolta meno precisa della precedente, anzi in realtà era Daniele Boccone che non riesce però a trovare lo specchio. Sì, qua pressione, aggressività giusta, non da causare il fallo, è calata, no, la concessione di superiorità numeriche della dinamica Torino, che aveva iniziato malissimo, invece si è un po' registrata da quel punto di vista. Questo si vuole. Qui Ghibaudo aggressivo, troppo per l'arbitro, c'è un fallo, c'è un'altra situazione in cui Arenzano si riesce a calmare, riesce a concentrarsi e a recuperare. Si riparte dalla parte opposta, Siri secondo, arriva quasi in posizione avanzata, riesce a tirare, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Caramaschi si salva, tira un sospiro di sollievo, forse la devia anche, è così perché viene assegnato il tiro d'angolo. Però occasionissima per Arenzano qua. Si è un po' una dormita nel rientrare da dinamica Torino e poi i tifosi che provano a far aumentare gli incubi a Siri secondo, che forse questo gol doveva metterlo, per quanto non era certo il tiro più facile del mondo. Qui ancora Siri primo invece, che allarga per Piccardo, viene conteso nella posizione da Cicolini, che lamenta anche un fallo invece di lui a commetterlo. Ci sarà probabilmente la superiorità numerica per l'Arenzano, arriva anche il time out saggiamente chiamato da coach Degrado, perché lo sa molto bene, un gol adesso taglierebbe completamente le gambe alla dinamica Torino. Sì, adesso al di là del discutere sulla chiamata arbitrale, non si fa mai, tra virgolette, nel senso che è normale che venga, no, da farlo, che le posizioni siano diverse, però assolutamente non bisogna discutere. Al di là di questo, la dinamica ora deve alzare l'attenzione a livelli mai visti. Mai visti perché deve essere a livelli altissimi, mai visti perché finora è forse stata la pecca maggiore della squadra di Garibaldi, che ha un timeout breve, l'ha chiamato l'altro andare in sano, sa cosa deve fare adesso al di là delle scelte tattiche, sa che deve difendere alla morte e poi provare tutto per tutto. È una lettura banale se volete, ma facile come è. Per una volta non c'è tanto di nascosto dietro, ma c'è tanto da giocare, di tanto di importante da giocare davanti. Sì, poi sono comunque situazioni che in basket si sentono, e come, poi ricordiamo che sarà anche facile, ma una perde sempre, quindi insomma evidentemente così facile non è. Si riparte con il pallone messo già in moto, Conterno allarga molto bene, ancora Piccardo, si passa da Siri secondo, Conterno, Piccardo, questo è un gran giro palla. Piccardo ancora, la conclusione stavolta non viene liberata, Conterno invece ci pensa e come! E ci riesce, piazza l'ombrellino nell'home drink e adesso Arenzano può gustarsi un possibile successo, 6-4.
si è guadagnato le occhiatacce un po' dal nostro regista Aldo Maio, però assolutamente un discorso che, cioè, un paragone che ci stava pienamente, e può invece questo essere il colpo del knockout, prendendo in prestito i termini da altri sport. Era qui che la dinamica Torino doveva fare la differenza, era qui che la Renzana doveva fare la differenza da grande squadra, l'ha fatto, ha trovato il gol perfetto, quindi assolutamente I complimenti vanno inevitabilmente, perché può sembrare una situazione facile da di superiorità numerica, però ne vediamo tante sbagliate. Questa, che pesava un po' di più, per quanto non fosse quella inevitabilmente decisiva, è stata sfruttata bene. Ora Federici a cercare quantomeno di rialzare la testa, di regalarsi un finale roboante. Ora Federici carica la conclusione, non parte, ora sì! Federici, tutto fermo però. Non vale il gol perché il gioco era stato già fermato, o forse probabilmente era finito il tempo a questo punto, denunciamo la nostra in questo momento imprecisione, però comunque fatto sta che la dinamica non riesce ad accorciare neanche in questa occasione. Va Arenzano invece a cercare un'altra conclusione, un'altra occasione per portarsi più lontano dalla situazione di salvezza della dinamica Torino, che adesso riconquista il pallone sulla conclusione non perfetta di Piccardo. Arenzano, che comunque ha in questo impianto una sorta di bestemmia, perché anche nel 2012-2013, quando militava ancora in Serie B, venne qui e venne sconfitto dalla dinamica Torino sempre per un gol di differenza, finì 12-11 addirittura per i padroni di casa. Comunque una vittoria qui sarebbe anche un buon scacco alla cabala. Sì, non so se siano proprio questi i mostri che Arenzano vuole combattere, sicuramente la dinamica non penso ci facesse molto conto, ecco, contava un po' più sui propri termini. Qui c'è il time out chiamato proprio dai locali, adesso è arrivato un fischio non di superiorità numerica, però... Deve sfruttare al meglio la dinamica, il tempo stringe, rientrare in partita qui ora può mettere paura ad Arenzano, non farlo un po' meno. Sì, è vero, adesso un pallone perso potrebbe voler dire tanto, soprattutto per la dinamica Torino, mentre Arenzano ha bisogno assolutamente di gestire, di guadagnarsi ancora una volta questi tre punti nei 3 minuti e 34 secondi, a partire da questi 27 che rimangono nel possesso della dinamica Torino, che adesso potrà ripartire. Vediamo come riuscirà e se soprattutto riuscirà a produrre qualcosa di positivo e di pericoloso per Alex Damonte, vice capitano di questa squadra, e finora si sta anche capendo il perché. Un giocatore molto decisivo anche in porta, e soprattutto in porta, un ruolo molto molto complicato, più che in altri sport, mi verrebbe da dire. Adesso qua la dinamica deve accelerare, superiorità numerica, questo è il momento per segnare. Ghibaudo allarga molto bene, c'è la deviazione, c'è anche un altro grandissimo gol di Filippo Ronco. Esulta la Monumentale, perché sono 5 i gol della dinamica Torino e doppietta di un capitano che si sta piano piano risvegliando. Adesso Filippo Ronco può suonare la carica e può sperare che la sua squadra sia veramente ancora viva, può sperare che gli arenzanesi abbiano gioito forse un po' troppo presto. Sai che sto ripensando al discorso del fare il coach. scherzi a parte, non voglio assolutamente togliere il posto a nessuno, però se una squadra è all'ascolto e vuole provarci, io sono qui. Detto questo, era il momento per segnare, lo sapevano meglio di me sicuramente in acqua, ne hanno approfittato, forse chissà, ha portato fortuna anche l'avvicendamento momentaneo in regia, forse avete sentito anche qualcosa in cuffia, perché poi è difficile trattenere le passioni. Però ora è il tutto per tutto per la dinamica, 3 minuti dove si deve giocare col coltello fra i denti. Dunque, se Garibaldi vuole esporre la mentele, la spina solo. Tanto adesso Arenzano, che prova nuovamente a rimettersi davanti più al sicuro, si riprimo, si torna da secondo, poi ancora giro palla che porta al gol del 7-5. C'è sempre quella differenza, c'è sempre quella mentalità che alla fine ti fa un po' soccombere. Il numero 12, Oleg Conterno, sblocca il proprio ruolino di marcia. L'ex Savona, nativo di Minsk, porta forse in salvo la scialuppa di Arenzano. Sì, inevitabilmente è stato
insomma, gli è stato lasciato troppo spazio per concludere. Conterno è stato bravissimo a trovare la via della rete e ora è importante anche per quanto in superiorità numerica. Beh, ora la partita si sta cambiando totalmente, sta facendo saltare tutti gli schemi, sta diventando una lotta campale. Ronco ancora allarga molto bene per Piana, poi torna indietro. La dinamica non viene mollata dal suo pubblico. Federici si torna in mezzo, la conclusione, la rete! E ancora Eric Strazzer fa il gol dell'ex e fa esultare tutta la piscina. 6-7, la dinamica non muore mai, ma adesso deve rimanere viva. Adesso, al di là delle diatribe che qui vicino allo Stadio Olimpico su scuse e contro scuse a tifosi vari ci sono stati, è un gol importante, al di là di come si è arrivato, perché la Dinamica Torino ora si trova sempre in seguire, senza Ninfa, senza Sappè, entrambi fuori per falli, e ora è fondamentale stare in partita, stare in acqua con la presenza, far sentire il fiato sul collo ad Arenzano. Arenzano che adesso sta un po' faticando, ma riesce comunque sempre a rispondere colpo su colpo alla Dinamica Torino. Vediamo se ci riuscirà anche in questo caso. Qui Benedetti commette fallo, regala un possesso alla Dinamica, 30 secondi per cercare il pareggio, poi se dovesse riuscire chissà. Manca 1:50 al termine di questa combattutissima gara, che è stata comunque quello che ci aspettavamo, piena di gol e anche piena di buone prospettive per il futuro per queste due squadre. La Dinamica non si sta dimostrando assolutamente tanto inferiore all'Arenzano, forse qualche calo di concentrazione di troppo, però sta rimanendo in partita fino alla fine. Sì, qualche calo di concentrazione di troppo, qualche altra lettura che magari faremo in chiusura, perché ora è da vivere errore su errore, tiro su tiro, gol su gol, perché la partita ormai sta vivendo di impeto, di passione. Picchi emozionali altissimi, Piccardo adesso va ad allargare ancora per il compagno, Siri Secondo che subisce il contrasto di Ronco, che arretra anche perché il fischio è contro la Dinamica. Ah, si va ancora avanti, il fischio non è stato, Ronco era partito preventivamente in controfuga solitaria. Arriva intanto un'altra sanzione per la Dinamica Torino, che dovrà difendere nuovamente in un uomo in meno. Garibaldi infatti si sta già un po' disperando. Ora Piccardo va a pescare nuovamente, molto bene l'inserimento del numero 11 Tondina, che è entrato in vasca negli ultimi istanti. Allora controfuga, prova a spingere la Dinamica tra il boato e il suo pubblico, manca meno di un minuto al termine, 56 secondi in questo momento. E ora è tutto in avanti, testa bassa, è normale che sia così, Arenzano ovviamente proverà a mettere tutte le braccia possibili sulle traiettorie dei tiri, tutte le braccia possibili a difesa della porta di Damonte, anche quelle che non ha. Qui Federici ringrazia anche l'arbitro, va alla conclusione, la deviazione con una mano ottima di Damonte, che adesso può addormentare questi 30 secondi, ne mancherebbero eventualmente appena 6 nel caso in cui dovesse portarli a termine tutti. Il team arenzanese, Siri Secondo non si fa assolutamente piegare, tiene lì il pallone per concedere pochissimi secondi alla Dinamica Torino, che adesso deve difendere, non riesce con il fallo di Federici, poi Siri Secondo può vedere la porta, tiene il pallone incollato al suo polso destro, arriva, strappa molto bene Strazzer, che tiene viva la Dinamica Torino, salgono tutti, sale Federici e arriva in zona tiro, 11 secondi al termine. Federici allarga molto bene, anzi in realtà in maniera molto imprecisa per Ronco, sembrava il pallone potesse prendere una traiettoria diversa. Ora Ronco la mette in mezzo, cerca di deviarla, almeno di controllarla piana, non riesce, ma arriva un altro ultimo possesso in superiorità numerica. Ronco sbaglia la mira, regala la vittoria ad Arenzano un secondo dal termine. E qua può sembrare duro, ma l'errore forse di Ronco, non so se dall'inquadratura di Riccardo Piano, da quella della telecamera tatticamente posta sopra la porta era chiaro, ma si poteva far passare il pallone soprattutto a Federici, che era in ottima posizione per concludere, e invece forse c'è stato un po' di egoismo, un po' di frenesia, è andata così, 6-7, una partita che ci ha divertito tantissimo, una partita che ci ha acceso, emozionato,
Ha vinto forse la squadra più preparata, forse la squadra più forte è quella più in forma. Sicuramente c'è tanta rabbia, inevitabilmente da parte dei giocatori della Dinamica Torino, qualche rimorso, diciamo, tra virgolette, per aver sprecato qualcosina che poteva evidentemente far pendere la bilancia in una maniera diversa, perché 6-7 è davvero un risultato a contatto. Insomma, sarebbe facile adesso andare a ricercare nella scarsa percentuale totale delle superiorità numeriche, nelle disattenzioni difensive, i problemi che hanno portato alla sconfitta della Dinamica. Invece va sottolineato anche per il futuro, per il proseguo della stagione, il cuore, il coraggio, la forza di rientrare, di stare sempre in partita della Dinamica 81, che ha fatto la differenza, ha messo in crisi una squadra come Renzano, che invece ne è uscita da grande squadra con classe, con la testa. Insomma, abbiamo questo risultato, abbiamo questo spettacolo, direi che non possiamo essere più felici al di là delle bandiere. Assolutamente, a livello di classifica Renzano sale a quota 12, continua il suo clean sheet e settimana prossima ospiterà Rapallo, una squadra assolutamente temibile quanto la Dinamica Torino. La Dinamica Torino è andata a vincere a Rapallo, quindi insomma ci attendiamo un'altra grande partita e sicuramente altri risultati particolarmente interessanti. La Dinamica invece sarà di scena in casa dell'Erici, un'altra partita ottima. L'Erici questa partita si presentava, questa giornata in realtà, con altrettanti punti rispetto come la Dinamica Torino, 6, quindi sarà una partita difficile, però possibilità di rialzare la testa ce ne sono tantissime. Per oggi invece i discorsi sono ridotti all'osso, quindi dalla piscina monumentale di Torino è davvero tutto. Dinamica Torino contro Arenzano termina 6-7. Da Marco Vironi e Daniele Laspina è davvero tutto, alla prossima.